Rieccoci ancora mezz'ora insieme. Ho un ospite telefonico gradito, Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale WISP. Buongiorno, grazie per essere con noi intanto. Buongiorno Sara, buongiorno a tutti i tuoi telespettatori, grazie a te del graditissimo invito. Pesce, so che insomma, l'argomento naturalmente che affronto con lei riguarda il mondo dello sport e in particolare quello che è l'articolo 96 del decreto Cura Italia, che specifica proprio le misure a sostegno dello sport e anche ai lavoratori dello sport. Sì, grazie per questo spazio e per la possibilità, ecco, di fare corretta informazione su questo punto molto importante. Noi come WISP nazionale, come Presidenza nazionale, con il nostro Presidente Vincenzo Manco abbiamo lavorato molto nell'ultima settimana, sotto nel fine settimana, proprio cercando di dare, ecco, tutto il sostegno e la collaborazione possibili a poi quelli che sono i decisori nel rapporto quindi con parlamentari, con il governo, direttamente con il gabinetto del ministro alle politiche giovanili e allo sport Vincenzo Spadafora, ma anche con il forum del terzo settore, con i sindacati e con il forum di uguaglianza e diversità. Penso che abbiamo, come dire, insistito soprattutto fortemente più di tutti su questo tema. Perché ovviamente in queste settimane lo sport manca a tanti noi cittadini, lo sport inteso come sport sociale, quindi come benessere, come socialità, come salute Certo. psicofisica, prevenzione sanitaria, aggregazione, coesione, anche perché no, gioia e divertimento, potremmo andare avanti con tanti altri, come dire, aggettivi, ma ci manca, ma non dimentichiamo che lo sport ovviamente non è solo tempo libero, lo sport negli ultimi anni è diventato un vero e proprio progetto di vita di tanti cittadini, di migliaia e migliaia di cittadini e quindi ovviamente ha una conseguenza, diciamo, di impatto economico negativo anche lo sport di base. In questi giorni si è parlato molto anche di sport professionistico, di vertice, tutto il tema del rinvio, diciamo, della sospensione. Il campionato di calcio di Serie A piuttosto che di altri sport di vertice, il rinvio degli europei, il grosso punto di domanda che ci Certo. sarà, che c'è sulle Olimpiadi, però ecco c'è anche un mondo che è lo sport di base che ha un impatto economico importante, sono quasi 100.000 le associazioni e le società sportive sul territorio nazionale, se pensiamo alla nostra, come dico io, piccola Liguria. E restando solo che in casa WISP sono quasi 1.000 le associazioni e le società sportive con quasi 70.000 tesserati praticanti. All'interno di questi veramente tante migliaia di tecnici, di istruttori, di educatori sportivi, di collaboratori sportivi che fanno sì che ogni giorno si possa portare i nostri ragazzi, ma si possa andare anche chi è meno giovane nelle nostre associazioni, sulle sedi, negli impianti sportivi, sono tutte persone che fino ad oggi lo fanno all'interno di un contratto di cosiddetta collaborazione endoassociativa, in un contratto, diciamo, di lavoro atipico senza alcuna tutela. Ecco, segnaliamo quindi positivamente queste prime misure a sostegno di queste persone che per la prima volta, ecco, vengono, diciamo, quantomeno equiparate ai lavoratori autonomi, alle partite IVA e in questo primo decreto, nell'articolo 96 che citavi, nel decreto ormai che tutti conosciamo come Cura Italia, ci sono delle prime misure. Io stesso poi in una nota stampa nazionale, ieri sottolineando quindi questa positività al fianco di Vincenzo Manco, poi ovviamente guarda anche in prospettiva e non possiamo dimenticarci che probabilmente il 3 aprile, il 4 aprile la situazione non sarà risolta, quindi ci saranno mesi che vivremo tutti insieme in forte sofferenza e allora, come dire, ho lanciato già ieri questo appello al governo che nel rapporto anche con gli enti locali si trovi pronto da un lato a diciamo, reiterare il provvedimento a favore del lavoro sportivo con questa indennità di 600 euro che il decreto fissa per il mese di marzo, ma sia come dire sempre più lavori per essere sempre più incisivo anche sul sostegno diciamo, alle associazioni e alle società sportive. C'è il tema dei canoni di locazione degli impianti che questo decreto affronta per la parte diciamo, degli impianti di proprietà pubblica, ma c'è il tema appunto anche degli affitti, ecco, degli spazi e quindi dei rapporti fra privati, c'è tutto un tema aperto sui mutui, sulle utenze, sui tributi vari, quindi ecco, questo è molto importante. Aggiungo, se mi permetti, Sara, Sì. sempre sul tema diciamo, ecco, informativo, visto che il decreto è freschissimo e
alle nostre sedi, ai nostri, diciamo, contatti, mail, telefonici, arrivano tante istanze da parte di istruttori, società sportive che ci chiedono come fare, ecco, per avere diritto a questa misura. Il decreto da questo punto di vista è chiaro e fissa 15 giorni di tempo affinché il Ministero dell'Economia possa, ecco, ulteriormente uscire con un proprio decreto per poi affidare alla Società per Azioni Sport e Salute la gestione. Noi anche questa mattina siamo usciti con circolari, con note ufficiali per ribadire questo, ovviamente dal punto di vista della nostra organizzazione e che si muoverà ovviamente sempre all'interno delle disposizioni di legge, soprattutto anche delle norme che fisserà Sport e Salute, daremo sempre tempestiva comunicazione. Quindi ecco, grazie anche per questo, grazie, come dire, mi permetto di ringraziarci ancora una volta anticipatamente anche per tutto quello spazio che sicuramente ci darete. Assolutamente. Aggiungendo un ringraziamento a Telegenova, a prescindere da questa emergenza, state facendo un lavoro straordinario, abbiamo bisogno proprio di informazione, anche di compagnia, come avete sottolineato proprio nel titolo di questi spazi, ma Telegenova con in testa l'editore Sergio Barello ci segue da tanti anni e anche settimanalmente con la trasmissione Tutto lo Sport, minuto per minuto, condotta da Luca Da Luca Lavaggetto, quindi Lavaggetto, una certo. televisione che pone sempre grande attenzione al territorio. Grazie di questo, ci auguriamo tutti, ecco, di tornare presto in onda con Tutto lo Sport, minuto per minuto. Torneremo sicuramente, Pesce. Io mi sento di prometterglielo. Naturalmente i tempi sono un'incognita, però noi facciamo la nostra parte e siamo sicuri che questa situazione prima o poi troverà soluzione. E grazie, quindi grazie a Tiziano Pesce, vicepresidente nazionale WISP.